ti rispondono, ti ritelefonano finché c'è questo. Quando gli chiudi un attimo i rubinetti si allontanano. Ma che cazzo di personaggi siete? Ma voi che personaggi siete? Ma mandiamo un saluto a tutta la famiglia di Carletto Mazzoni, nonostante io sia un tifoso della Lazio, è stato un grandissimo, grandissimo, grandissimo allenatore e secondo me è stato l'unico vero allenatore della S Roma, veramente. Un bacio a Carletto Mazzone e alla sua famiglia, a Carletto Mazzone ovunque tu sia. Ah, frate, il Brasile oggi stava male male. Allora, frate, ora ti dico una cosa. Ma tutti i presenti che stanno qui dentro, no? Io non ho mai fatto roba perché, per carità, è una cosa mia, faccio altro. A me mi piacciono altre cose, mi piacciono. A me non mi piace questo, mi piace questo. Troppo, questo a me mi ammala proprio, vi dico la verità. A me piatemi con questo, ma ammalate proprio. Questa è la malattia mia. Persone che ti stanno vicino solo per convenienza, brava Sara, a me sta cosa che mi stanno vicino per convenienza mi fa sorridere perché poi non sai mai se la gente ti si avvicina ai mortacci vostri con sincerità o si avvicina ai mortacci vostri con l'inganno. E il problema è che poi dici perché non fai mai avvicina a nessuno? Ma vi dico che mi è successo oggi, raga, e questa è una persona che hanno mandato. Allora, stavo dentro al Carrefour de Tor Vergata, stavo a comprare due cosette per cena, stasera c'ho il finestrello a casa. Beh, frate, ti dico una cosa, sì, cucino io stasera, so pure cucinare, frate. E morale della favola, niente. Il brasiliano con 17, no, brasiliano no, ti dico la verità. No, haitiano non mi imbosco più, ma passere morte, frate, ma mi vado a chiudere una struttura un po' più importante, così mi faccio mettere proprio i braccialetti e stiamo a cazzo dritto che piove sorca, così non se ne parla più. Allora. Stamattina entro dentro al Carrefour de Tor Vergata, stavo nei corsieri, ti dico soltanto che me l'ho messo di schiena dentro i frigoriferi, stava più un pochetto il fresco perché ero sceso dalla macchina, una botta di calore, infatti ti dico come sono uscito dal Carrefour, una diarrea che a metà poteva bastare, ci voleva la busta, un altro mo sono dovuto, come vanno a cuore proprio. C'è stava uno che girava dentro le corsie con una maglietta nera su un fianco, c'era un buco tanto sta maglietta, ma ha cominciato a spaccare cazzo, vedevo che passava con sto cellulare, passava con sto cellulare, passava con sto cellulare. Vabbè, ho fatto finta di niente, c'è sta, sono sul social, scattami sto cazzo, c'è sta. Morale dalla favola, niente, sono uscito dal centro commerciale, monto in macchina, vedevo che mi veniva appresso appresso. Gli sono un attimo, dico, via un po' qua. Mi fa, ma tu sei quello dei TikTok? Mi fa, che ha fatto sì, TikTok, Instagram, ma se la potevo fare una foto? E vedevo che intanto stava col registratore del cellulare acceso. Ho fatto, ma che mi stai a ripiare? No, te pare, siamo amici. Ho fatto, guarda che scendo, ti spappolo tutto quanto, 26, 27 anni. Mi fa, no, 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 te pare, mi fa, ma dai, in passaggio, io lì per dire, ti dico la verità, non ho fatto manco un bocca a macchina, perché chi cazzo te sei strancula, ma ne so chi sei. Alessandro, è l'ora che te vai comprando l'orologio fatto bene. Già te l'ho detto come funziona: ricarichi, vedere soldi, vedere cammello. Alessandro, te lo dico davanti a tutti: mi hai rotto il rettocielo anale, fratellino del mio cuore. Il mio cuore è solo tuo. Oh, ma come stai, fratello? Morale della favola: mi sono accorto che mi stava ripiando. Quindi, sicuramente ha mandato qualcuno e sappiamo pure di chi si tratta. Ma tu mi devi ripiare, sto cazzo, mi devi ripiare, fratello. Tu mi devi ripiare, sto grande cazzo. Lo sai perché, fratelli? Perché tanto alla fine della fiera, fratello. Tu sei venuta a ripiamma a me, ti sei fatto due fotografie con me, ma hai pure detto sono De Tore Angela, sono venuto troppo bene, fratelli, sento sta il problema, frate, che tu mi puoi scattare quello che ti pare, frate, tu mi puoi scattare pure se lo vado a prendere in Berta, frate, ma io te lo dico in faccia, non c'ho segreti, non c'ho peli sulla lingua, ma secondo te, frate, hanno parlato di me fino a stamattina, mi faccio il problema di quello che tu puoi dire o non puoi dire. Sapessi quanti cazzoni ci stanno qui sopra che la mattina vanno a fare zag zag le fotografie mie, fratelli. Mandannate, mandannate. Sta imparanoiato. No, frate, un fan si avvicina e ti dice: scusa, che posso fare una fotografia insieme a te? Ok, no, che ti avvicini già con il registratore acceso, già avevi fatto 250 foto perché me ne accorgo perché c'ho il cazzo di cellulare sempre in mano da mattina alla sera. Comincia a scattare, scattate. Dico che quando si è avvicinato lo sportello c'avevo un siluro pronto. Dico, come sbaglia, butto giù lo sportello e pure a lui perché ti dico la verità, regà. Vi dico proprio la verità, regà. Mo' dimo se la tutta quando va avvicinate a me. Quando avvicinate a me, avvicinate regà a testa, perché se vi avvicinate in una maniera sbagliata, regà, o siete forti e veloci, perché sennò soccombete con me, regà, vi dico la verità, dopo me ci diverto proprio, dopo me ci accanisco, non solo che bullizzo dopo, ma faccio pure il video, quindi cerchiamo di essere un attimino più giusti e non pensare di andare a bullizzare il prossimo, perché poi vi trovate
in una situazione. Ah, King e Billionaire, sali, metteci la faccia, dai, facci vedere, anziché fa Er Leone da tastiera lì dietro, facci vedere che faccia c'hai, King e Billionaire, che solo con questo nome sei del 79, c'hai 45-44 anni, e fino a lì ci stiamo. King e Billionaire, sei il re del bilionario, facci vedere un attimino di che ti occupi. Dai, facci vedere un attimino di che ti occupi su sto social. Via l'euro, fratelli, e quando l'euro viene qua, spia e pure spacca facce. Perché sei figlio? Guarda, chissà, Ma, sbagliato. mamma mia, oh, ma tutto a posto, regà? Ma dove state, regà? Ma che è sta cosa, fraomini? È buca, fra, si stava a buca. È Dai, ma buca. dove state, regà? Dentro casa di questo amico. Mo stiamo per chiamare gli gnocchi. Mo vengono 5-6 escort, che cazzo ci Vabbè, che frega? fate? Mi invitate, scusate, offro io per tutti. Dio, che viene? Avrate, ditemi dove state, mandatemi la via in DM, sto a venire, Certo, famo un bel video. Vi butto tutti, oh, ma siete maggiorenni almeno, se no mi mandate. Ah, beh, fratelli, organizziamo, che ne so, ma io sai c'è, quel giorno che ne monto, combiniamo, fra? frate, ti dico la verità, frate, c'ho tutto blu e fucsia, frate, ti faccio vedere, andiamo tutti in blu e fucsia, frate, me butto tipo Super Saiyan di quinto livello, fratelli, ti dico la verità, frate, entriamo in 7 in camera, scimo un 12, sono tutto incinta domani mattina, frate. Ah, oh, frate, che mi diventi subito ragazzo padre, vedi che devi fare. Ma di che squadra sei, bro? Dario, Da Roma, tu.